Buongiorno. Buongiorno. Sei l'immagine dell'Italia. Io invito la salute. Dell'Italia che sorride in un momento dove da sorridere c'è poco. Cara, cara la signora, buongiorno. È in pensione? Sì. Non lavori più lì? È finito? Ho lasciato. Che caruccia, è triste. Ah, vieni che lì non c'è stato più. E che sì, vengo, ma vieni la mattina, vieni con noi. Certo. Abbiamo un altro acquisto. Per chi non la conoscesse, gli amici di Stai Nuovi che siamo su Facebook, anche su Twitter comunque. Lei la chiamavamo periodo dell'edicola, la signora Fletcher. Oppure Cofanella, perché però voglio dire, la pensione è anche appunto d'arrivo. Sì, sì. No, è stata la mia scelta. Nipotini, ne hai nipotini? Nipotino, quindi mi preferisco guardarmi il mio nipotino, bello. Io c'ho il mio nipotino, ce l'ho qua. Ma io vi vedo tutti i giorni. Il nostro... Ti seguo. Ah, ci segui? Sì, come la va. Vabbè, noi pensiamo sempre agli amici che stanno nel nord, nel basso Piemonte, a Liguria ormai, sai, vicino in Emilia anche, ci sono, purtroppo ogni volta che piove, sai che sono tutti i danni che sono stati fatti negli anni passati, negli anni 70, 60 e 70, più vicino al 70, che hanno costruito, hanno fatto scempio del nostro territorio, stiamo pagando adesso, ovviamente la gente se la prende con quelli che ci sono ora, anche perché dagli anni 70 oggi non è stato fatto mai niente, qualsiasi politico, destra, sinistra, centro, non ha mai fatto nulla, questo non è né demagogia né populismo e niente, la realtà, e lo vediamo quindi. Costruiamo adesso. Vabbè. Ma adesso cerchiamo, noi dobbiamo regalare buon umore. Tu la sai adesso il claim che facciamo di lui? Sì, lo vedo. L'hai vista? Come no? Che facciamo? Facciamo azzurro, che magari azzurro, magari azzurro porta bene, che ne so, dai. Mettete bene, fate vedere la bocca. Quando tocco comincia, vai. Cerco l'estate tutto là, inizio, senza cantare. Cerco l'estate tutto l'anno e all'improvviso eccola qua. Lei è partita per le... viaggio e sono solo giù in città, sento fischiare sopra i tetti un aeroplano che se ne va via. Azzurro il pomeriggio è troppo azzurro, è lungo, basta così, sono diventato troppo lungo. Ora faccio un quiz. Chi ha scritto questa canzone? Forza. Allora, la sai? Adriano Celentano? No, Adriano Celentano l'ha cantata. L'ha cantata Adriano Celentano, ma è stata scritta in Celentano da un grande. Lo faccio vedere chi è? Eccolo qua, Paolo Conte. Paolo Conte ha fatto un disco nuovo che si intitola, adesso non vorrei... Vediamo se c'è scritto l'occasione, l'uscita del nuovo CD Snob, sentito, dove dice non sono uno snob ma amo stare da solo. Sottotitolo non mi rompete i coglioni, insomma è quello. Il sottotitolo è quello. Oh, se uno vuole stare da solo, non vuole andare da nessuna parte, è snob. Ma perché uno non può essere che vuole stare per i fatti suoi e non è snob? Giusto? Che dite voi? Ecco. Poi altra notizia molto importante, vi diciamo a tutti gli appassionati di... tra cui il sottoscritto di Roberto Benigni, tornerà in televisione il 15 e il 16 dicembre su Rai 1. La Bibbia. Con la Bibbia. Bravo. Agonia sa tutto, l'ha fatta al TG? Sì, visto senza mondiale. Io non l'ho visto allora, però l'ho letto qua, vedi? Vabbè, saranno due serate meravigliose, sicuramente. Dobbiamo parlare di calcio? Che dite voi? Che ha fatto la nazionale ieri, lo sai? 1-0. Ha vinto, abbiamo vinto contro Malta. Cosa ha segnato? Quello nuovo. Cosa? Pellè. Pellè. Maradona, è meglio Pellè. Vabbè, questa è una piccola agonia del mattino. Oggi è martedì, no? Oggi è martedì. Che santo è oggi? Santo Calippo. San Calippo. San Calippo. Adesso che devo fare la battuta sul Calippo. Siamo sicuri che San Calippo, dai. San Calippo. Calippo. Vanno a vedere se si può mai vedere. San Calippo ha detto. Io non ho mai sentito. Vabbè, una... A parte il gelato, su cui non faremo battute, però. Calisto. San Callisto. San Callisto, Papa.
San Calippo, vedete, San Calippo, questo è il numero, San Calippo. Infatti sembrava un santo nuovo. Vabbè, San Callisto. Senti, facciamo una cosa, l'angolo della ricetta. C'è una ricetta facile, romana, di quelle che dici fai, io quando non so che fare faccio quella, la metto lì, papà. Matriciana, dai, facciamo cotto e mangiate. Che fai? Matriciana, un po' di pancetta. Un po' di pancetta soffritta, un po' di pomodoro. Cipolla, che è peperoncino. Peperoncino, pancetta, cipolla. Uovo alla cocca. Uovo alla cocca. Ma come uovo alla cocca? Meglio la matriciana che lo. Ma qui la signora sta parlando della matriciana. Dice l'uovo. Meglio la matriciana. Vabbè, ci nasci con una canzone? Quale? Guatta la mela. La mela. Guarda la mela. Cioè nasconde la mela. Nasconda la mela. Ah, no. Va bene. Allora, signori, agonia in guatta la mela, buona giornata a tutti, ci vediamo. Poi quando finisce schiacci il pulsante rosso e me lo porti, ok? Signori, Vito Scrimieri in arte agonia. Grazie. Andiamo, noi andiamo. Guatta la mela. Maria, guatta la mela. Guatta la mela, 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 Maria, guatta la mela. Guatta la mela. Maria, nascondi la mela, scondi la mela, Maria, nascondi la mela, nascondi la mela, Maria, nascondi la mela. Ciao, a domani, buona giornata a tutti, ciao. Lore, ciao, colpo.